Ciao a tutti amici, benvenuti in questo brevissimo tutorial dove vado a spiegare come faccio a linkare qua lateralmente, dove ci sono anche le unità disco, le varie cartelle, e delle mie cartelle preferite, diciamo, perché è carino avere ad esempio, non so, a disposizione la cartella sempre con la nostra musica, la cartella con gli effetti, oppure la stessa cartella di lavoro dove stiamo realizzando il progetto, per passare magari anche da immagini di cartelle diverse, eccetera. Innanzitutto dovete essere in questa modalità e non in quella ad albero che vi visualizza le unità a disco, quindi disattivate questa funzione. Secondo, scegliete la cartella che volete linkare. Io vado a prendere ad esempio questa qua delle lens pair pronte. Ci clicco dentro, proprio entro all'interno della cartella, e adesso l'operazione è semplicissima. Basta cliccare qui su opzioni visualizzazione e file e cliccare su collegamento cartella. In questa maniera ci viene, ecco qua, la cartella pronta. Se vogliamo ripetere l'operazione con un'altra cartella, ad esempio vado su, andiamo su FastCut, qui lo stesso, vado a cliccare collegamento cartella e adesso ecco qui le mie due cartelle, quindi lens flare pronti, FastCut, molto rapido. Poi se ci sono delle sottocartelle possiamo farlo anche all'interno delle sottocartelle, ovviamente entrandoci e linkandola. E come si fa a toglierle una volta che non ci serviranno più? Molto semplicemente andiamo sul nome, clicchiamo e facciamo cancella link. Eventualmente, se ci servono in un ordine particolare, come avete visto, sempre premendo il tasto destro possiamo spostare il link in su, spostarlo in giù, rinominarlo, quindi possiamo scrivere, non so, immagini per luci. Ovviamente il link qui non modificherà assolutamente il link della vostra cartella, che resterà sempre FastCut, vedete in alto. Una volta appunto finito, possiamo appunto cancellarlo. Su proprietà avrete semplicemente la proprietà reale di quella cartella, come da Windows. Altra maniera, se volete fare più rapidamente, è quello di portarsi sempre sulla vostra cartella da linkare. Ad esempio io prendo questa, entro dentro e invece di andare sul opzioni visualizzazione file, è sufficiente premere lo shortcut Alt Shift assieme e J. E vedete che è stata linkata anche la cartella, così. Questo, quindi non un shortcut, un po' è quasi più difficile fare lo shortcut che andare qui, però se prendete l'abitudine può essere utile anche lo shortcut. Entro dentro, Alt Shift J. Ecco qua, vediamo un attimino velocemente anche su Video Pro X, ma è uguale. Eccoci in Video Pro X, come vedete anche qua ho aggiunto molti link alle cartelle. Proviamo a cancellare questo ad esempio, clicchiamo tasto destro e abbiamo ovviamente in inglese gli stessi comandi. Muovi il link su, proviamo, si è spostato qui, muovi il link giù, rinomina, crea link e cancella. Proprietà come abbiamo visto di là, quindi cancella, abbiamo visto, sparisce. Se vogliamo fare creare un link come dall'altra parte, ci spostiamo su una cartella, ad esempio audio effetti, va benissimo, e abbiamo le stesse possibilità di prima. Andando qui, display and file options, abbiamo create link for folder, quindi eccolo qua e viene qui. Oppure come abbiamo fatto prima con lo shortcut, prendiamo un'altra cartella audio guide, entrato dentro basta premere Alt Shift J e ecco qua la mia cartella audio guide. Bene,
una cosa molto semplice, ma è utile in fase di lavorazione per non dover star lì, uscire, entrare le nullità, anche perché potrebbero essere cartelle in unità completamente diverse, quindi ci cominceremo a dover cercare sul computer l'unità, scendere giù, scegliere un'unità. Vi ricordo che qua avete varie rappresentazioni, in entrambi i programmi avete la possibilità di cambiare la rappresentazione del file, con la lista, però è sempre molto scomodo star lì a cercare ogni volta in varie cartelle. Così è una maniera molto rapida, almeno fin tanto che stiamo lavorando a quel progetto, a quella cosa. Oppure proprio per mettere delle cose sempre fisse che ci possono tornare sempre utili. Bene, grazie a tutti e alla prossima, ciao!